Buongiorno a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali, benvenuti sul mio canale, buon giovedì a tutti. Volevo esprimere due parole in difesa di Fonseca. Ho visto molti youtuber, non voglio stare a fare nomi perché poi segnalano, bloccano, fanno i gobbi di me, si comportano peggio dei gobbi. Su quel lato lì, e sono quelli che si sentono i più bravi, i più arrivati solamente perché hanno un buon seguito, ma anche sento tutte le puttanate che raccontano. Ho sentito delle cazzate su cazzate indegne sul nostro allenatore. Uno youtuber del Milan è riuscito a dire addirittura che non è stato bravo Fonseca, ma è stata la fortuna. Quindi quando azzecchi i cambi non è più bravura ma è fortuna. Quando invece sbagli i cambi è colpa dell'allenatore. Lì non è sfortuna, lì è colpa dell'allenatore. Questo fa capire come certi youtuber, solo perché si sentono Gesù bambino, ma non sono nient'altro che dei poveretti, dei piccoli uomini, perché a parte che non vanno mai allo stadio, fanno i tifosi solo come youtuber per fare soldi, ma non li vedrai mai allo stadio, perché sono finti tifosi del Milan. Vogliono far credere di tifare il Milan, ma non sono tifosi del Milan. In ogni cosa c'è una critica, in ogni cosa bisogna buttare merda, in ogni cosa bisogna trovare qualcosa che ha portato la fortuna. Ma mai nessuno evidenzia la bravura di Fonseca, a differenza di Pioli, dove quando un giocatore come Leao, che comunque sta facendo molto male, viene messo in panchina, con l'Udinese addirittura tutta la gara, con il Brugge viene tolto al minuto 75, con l'Inter esce e vinciamo il derby, ma è fortuna, non è bravura dell'allenatore. Fate schifo, siete veramente delle merde. E ve lo dico chiaramente, non faccio nomi, ripeto, perché siete degli infami, non faccio i nomi perché siete dei pentiti, perché subito segnalate, non avete un confronto, non avete i coglioni di fare un faccia a faccia, ma è più facile segnalare. Per quello non farò nomi, così chi si sente la coscienza sporca non ho fatto nomi e non può rompere i coglioni. Magari cambiasse atteggiamento, ecco. Dire che Fonseca non è bravo, è fortunato, i cambi di Fonseca sono stati fortunati, quindi quando Fonseca poi sbaglierà i cambi sarà colpa di Fonseca, è ovvio, perché quando fa bene è fortunato, quando fa male è colpa sua. Quindi fate pace con il vostro cervello, avete dei problemi molto molto seri, fossi in voi inizierei a fare delle terapie, delle cure, mi farei controllare, oppure non seguirei più il Milan e il calcio, perché fate più bella figura. Solo che chi vuole il male del Milan e spera sempre che il Milan perde è sempre lì pronto a trovare qualcosa ed è pronto addirittura a fare un'esultanza sotto banco se il Milan non vince, perché fate cagare. Questa è una società di merda, lo sappiamo tutti, e io ce l'ho a morte con questa società, ma i ragazzi e Mister Fonseca stanno dando tutto, stanno cercando di fare il massimo. E secondo me è una squadra con carattere, una squadra con voglia, non gliene frega un cazzo di nomi, l'ha anche detto, e vedete tutto quello che sta accadendo. Quindi avanti Fonseca, avanti Milan, e zitte, teste di cazzo, Milan.